sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Buonasera da Venezia, dalla redazione di Pianeta Oggi TV All News. Prima di dare la linea a Radio Science, uno sguardo alle notizie. Veniamo alla news in primo piano, andiamo all'estero. Dunque ci arriva la notizia che è stata chiusa l'ambasciata britannica a Caracas. Dunque, nel pomeriggio sono stati dei tafferugli davanti alla base aerea di Carlota a Caracas, dove il leader dell'opposizione Guaidó ha lanciato un appello alla rivolta militare. Militari dell'esercito di Maduro hanno lanciato lacrimogeni contro i manifestanti. Alcuni hanno sequestrato due autoblindo che hanno messo di traverso per strada, mentre altri hanno tentato di entrare nella base senza però successo. Gli USA hanno ribadito l'appoggio a Guaidó, mentre l'Unione Europea chiede una soluzione pacifica. Veniamo ora alle notizie della nostra testata. In primo piano si ricorda un appuntamento importante dove vede la collaborazione anche di Radio Science TV, vale a dire la trasmissione in diretta ogni venerdì sera da Trieste dal titolo Open Space, che viene trasmessa dalla nuova emittente in AM, Radio Diffusione Europea, che ricordo anche le frequenze, AM 1584 e 819 kHz per tutto l'Alto Adriatico. Dunque, l'emittente può essere ascoltata anche tramite streaming al sito internet radiodiffusioneeuropea.net. Nella trasmissione del venerdì sera si collega in diretta, quindi a rete unificate, anche l'emittente online di Treviso, Radio Science TV. Quindi dalle 21 alle 23 potete ascoltare questa importante diretta condotta in studio a Trieste da Graziano D'Andrea, noto giornalista radiotelevisivo, e da Maurizio Castelli. Naturalmente ci saranno dei servizi, delle interviste con la nostra testata pianetaoggitv.net. Poi andiamo avanti, sempre a taglio primo, abbiamo due trasmissioni, due registrazioni dove si è voluto ricordare il bravissimo regista della ex emittente televisiva ATR di Rovigo, oggi denominata in La 8, La 9, diretta da Romy Osti. Lui è Antonio Pescarolo, che aveva realizzato a suo tempo una sigla di apertura di programmi di ATR, diciamo a livello molto professionale, che oggi quei montaggi li possiamo fare solo con l'uso di computer, di programmi su computer specifici. E quindi potete vedere questo inizio programmi che in quell'epoca, negli anni 80, apriva le trasmissioni di ATR. ATR, poi ricordiamo i passaggi, ATR Rete 10, Rete 9, quindi oggi, come dicevo prima, la 9 e la 8. Poi subito dopo, sempre in ricordo del regista Antonio Pescarolo, abbiamo il TG Pasqua. È un telegiornale satirico presentato dal noto presentatore della televisione commerciale Gianfranco Guarnieri. Ricordiamo la televisione commerciale che si parte, Gianfranco Guarnieri era presente su tutte le televisioni commerciali regionali d'Italia, o comunque su quasi tutte, da Pordenone in centro Italia, in sud Italia, a livello anche poi nazionale, quindi da Telebarbara a suo tempo di Pordenone fino poi a ATR Rete 10, e quindi anche in trasmissioni sportive, dove c'era la parentesi con
Gianfranco Guarniera. Lo ritroviamo qui nella nostra testata con questo telegiornale satirico della regia, ricordo ancora, di Antonio Pescarolo. Speriamo di ritrovarlo anche prossimamente per fargli magari un'intervista ben volentieri. Poi si prosegue, stiamo sempre un po' nel tema dello spettacolo, dell'arte. Abbiamo un'intervista a Tiziano Cossettini dal Friuli Venezia Giulia in occasione di un spettacolo teatrale in beneficenza all'Associazione Funima International, un'associazione, una onlus che sta dando un aiuto ai bambini di strada. Poi ancora un altro numero di Pianeta Oggi Reporter del nostro settimanale dal titolo Soldi, inganni e truffe. Intervista al noto personaggio televisivo, dottor Elio De Grandi, in arte Mago Alexander. E lo abbiamo raggiunto in occasione di un convegno che si è organizzato nell'Interveneziano a Favaro Veneto. Poi ancora un altro numero importante di Pianeta Oggi Report, dove si parla della tutela ambientale, o più precisamente della pulizia della laguna dell'isola di Campalto. Siamo vicino, per coloro che ci seguono da fuori Triveneto, per capirci, siamo vicino all'aeroporto Marco Polo di Venezia. E qui abbiamo l'intervista al dottor biologo Pino Sartori, presidente dell'associazione La Salsola. Poi ancora si parla sempre su un altro numero di Pianeta Oggi Reporter della Repubblica Serenissima di Venezia. E qui potete assistere ad un incontro con Edoardo Rubini, esperto di storia e legislazione veneta. Ci sarà anche un commento del professor Michele Boato, presidente dell'Istituto Veneto di Mestre. Tutte queste trasmissioni relative al nostro settimanale vanno in onda anche su Radio Science TV. Poi a taglio medio-basso abbiamo alcune informazioni, alcuni articoli che riguardano la Greta Thunberg quando è venuta a Roma. Poi avanti ancora un comunicato stampa, anche questo è importante, si sposa un po' con quello che sta portando avanti la Greta, no? La tutela dell'ambiente, la tutela insomma, del nostro pianeta. Non è possibile vedere tutti questi, ad esempio, questa strage di uccelli selvatici sulle barriere trasparenti della pedemontana, gravissimi ritardi e omissioni da parte della giunta regionale. È una vergogna, così dice Andrea Zanoni, che appunto riporta nel suo comunicato stampa. A questo punto sono le 19:09, vediamo se abbiamo qualche ultimissima notizia in arrivo. Sì, dall'estero ci sono 4.000 minatori bloccati, precisamente in Sudafrica. Allora, vedremo se magari a fine programma riusciamo a darvi qualche informazione in più su questa notizia in questo momento arrivata. Io nel frattempo cedo la linea a Radio Science e la linea passa ad Alviano Appi. Prego. Ciao Massimo, grazie, grazie come sempre dello spazio che ci dedicate. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi per fare delle riflessioni sullo stato generale delle cose Domenico Santin e Walter Paron dell'associazione Il Sicomoro qui di Pordenone. La nostra associazione nasce con il desiderio di approfondire i temi vitali dell'uomo e quindi noi facciamo trasmissioni che toccano i temi dell'economia, della politica, della salute, della società, della spiritualità, con l'intenzione di approfondire le cose. Spesso nei talk show si fanno domande e ci deve essere una risposta molto rapida, battuta e risposta, e questo sinceramente non lo trovo molto soddisfacente. E noi in verità preferiamo
approfondire le cose. Per questo fondamentalmente come associazione abbiamo cercato di fare delle conferenze, abbiamo invitato dei relatori e di volta in volta sui temi che volevamo affrontare abbiamo dedicato diverso tempo con il pubblico e con i relatori che erano presenti in sala. Questa sera io partirei da un libro che consiglio un poco a tutti, è un poco il frutto dell'ultima conferenza che abbiamo organizzato alcuni giorni fa come associazione Sicomoro insieme al gruppo GAS di Caneva, che è il gruppo di acquisto solidale. Il libro è del magistrato Carlo Palermo, il titolo è La Bestia, l'ex magistrato Carlo Palermo, il titolo è La Bestia e il sottotitolo Dai misteri d'Italia ai poteri massonici che dirigono il nuovo ordine mondiale. E quindi cerchiamo di, naturalmente consigliamo a chi ci ascolta di acquistare il libro perché è veramente una grande fonte di informazione su come la democrazia italiana in qualche modo è assolutamente infiltrata da forze, da tendenze, da spinte che sono tutt'altro che democratiche. Allora io chiederei a Domenico Santin una riflessione proprio su questo libro, su quanto il dottor Palermo ha saputo comunicare. È vero, Aliano. Intanto buonasera a tutti. È vero una cosa che tu spiegando il nome di Carlo Palermo, ex giudice, bisogna dire che hanno fatto di tutto per farlo eliminare come giudice, lui oggi è avvocato. Io lo seguo da quando era a Trento, che ha scoperto il traffico di armi, che ha scoperto il traffico di droga, da chi veniva, come veniva, che era protetto purtroppo dai servizi segreti, tutto questo giro, che leggendo poi questo libro mi vengono i brividi, perché c'è la storia d'Italia dentro, che la gente dovrebbe leggerlo, se è possibile, dalla morte di Aldo Moro ai servizi segreti, a chi comanda il mondo, a come siamo condizionati, a chi ha spinto l'Italia a vendere le migliori fabbriche che aveva, da Leni a tutto il resto, privatizzare tutto. Sono cose che veramente ti fanno rabbrividire, solamente tutto quello che è successo a lui, nel senso che da Trento ha dovuto andare a Trapani. A Trapani era in disesto, diciamo, nessuno voleva dargli l'appartamento, nessuno voleva affittargli, perché dove andava scappavano tutti, nel senso sapevano chi era Carlo Palermo, un uomo onesto, questo è la verità, un uomo onesto, come altri giudici che conosciamo a Palermo, Di Matteo e altri, insomma. E quindi lì l'unico posto che gli hanno dato in affitto una casa che doveva passare solo per una strada, che poi l'hanno fatto saltare, non sono riusciti a farlo morire, per sfortuna di quella donna con i due gemelli che l'hanno fatto saltare. Quindi tutto questo giro, questo lavoro contro questi magistrati onesti che lavorano, che toccano purtroppo la politica, che toccano i servizi segreti, e le spiegazioni che lui dà, anche da dove è venuto fuori ad esempio il materiale, le dinamite per far saltare Borsellino e Falcone tramite uno dei servizi segreti che lo chiamavano faccia di mostro, che è morto. E quindi sotto questo aspetto la gente farebbe bene a leggerlo e a riferirsi alle situazioni che stanno succedendo oggi. Cioè, sembra quasi che il fascismo sia una libertà. Tabelloni messi in piazza Loreto a Milano, il vicepresidente del Consiglio che va a Corleone a far cosa che non hanno combattuto loro la mafia. Non hanno fatto niente contro la mafia e dice che questa giornata è per l'unità, ma quale unità? Siamo usciti dal 45, dagli anni di fascismo, è la libertà dal fascismo, non dalla guerra, perché siamo andati in guerra, perché? Perché ci hanno portato. E quindi la libertà è fondamentale, io dico, è importante, leggetelo se volete leggerlo, capirete la situazione attuale, e se volete leggere anche i 55 giorni di Aldo Moro è ancora più chiaro,
per capire chi era dietro. Cossiga è molto responsabile sulla morte di Aldo Moro, è scritto sui 55 giorni di Aldo Moro e lo scrive anche lui qua. Per questo che dico, è bene con nomi e cognomi di politici capire che trama c'erano dietro, chi era dentro sulla massoneria, non solo Berlusconi con P2, ma anche altri che governavano l'Italia, dei poliziotti, dei sacerdoti, soprattutto la Chiesa Cattolica, con lo IOR. Non questo Papa, ma cardinali, preti, fanno parte di questo giro. E quello che ti dicevamo, parlavamo io e te, no? La situazione della Chiesa Cattolica non si è schierata contro nessuno. Ha parlato solo il Papa di questa situazione che si sta creando, ma gli altri, silenzio, mutismo totale. Quindi io invito, se è possibile, chi vuole, è duro a leggerlo, per carità è durissimo, ma dentro a questo libro la storia sua di Carlo Palermo, non protetto da nessuno, messo sempre all'angolo, spostato di tutto, invitato ad andare via da Trapani, naturalmente dalla politica, non che lui voleva, ha resistito alcune volte e poi suo padre gli consigliava di cambiare, che era avvocato suo padre, dice guarda ti conviene cambiare, e lui ha fatto con sacrificio perché era uno che voleva arrivare in fondo, e come avvocato questo libro che lui ha indagato dopo che era avvocato l'ha fatto dopo, ha cominciato a tirare fuori i documenti che lui aveva a Trento e c'erano collegamenti da Trento con Trapani, con la massoneria che lui non sospettava neanche, però questi documenti sono usciti e lui è riuscito a capire questi intrecci con la CIA americana, con i russi, con la Libia, con gli arabi, che tutt'oggi c'è, con tutt'oggi, ricordatevelo, quello che sta succedendo. Anche la situazione in Libia, tutt'oggi, gli americani fanno finta di proteggere questo presidente, invece spingono l'altro a buttarlo giù, quindi in guerra, la guerra che guadagnano i ricchi. Sì, hai messo tanti temi nel fuoco, Domenico, che sono contenuti nel libro. Adesso un poco chiedo a Walter che cosa ha provato, che cosa pensa delle vicende che sono all'interno di questo libro e di che cosa ci possono dare a noi come persone normali della strada. Ciao a tutti, buonasera a tutti i radioascoltatori. Sì, Aliano, come dice Domenico, quel libro racconta una buona parte della storia italiana, della storia recente italiana, perché dal dopoguerra in poi è quella recente. C'è anche un altro processo che si sta facendo adesso a Reggio Calabria, che è 'Ndrangheta stragista, che ci sono dei pentiti che raccontano in parte quello che si dice anche nel libro, la massoneria, i servizi segreti deviati. Sì, c'è un pentito, lo giudice, che dice chi dice che la massoneria è entrata nella mafia è un errore. Lui dice invece l'incontrario, la mafia ha infiltrato la massoneria. Infatti la mafia è dentro in tutte le logge massoniche, una tra le più grandi, il Grande Oriente, poi c'è la P2, ma è stata anche superata la P2 rispetto ad altre logge massoniche. Carlo Palermo è stato un magistrato che lui con l'inchiesta che faceva sul traffico d'armi è andato a scontrarsi contro i poteri che effettivamente dominano il mondo occidentale, servizi segreti che sono la mano del potere, la CIA,
perché la CIA comanda tutti i servizi segreti europei, sono tutti sul libro paga della CIA questi servizi segreti italiani in primi. E lui, indagando sul traffico d'armi, trova nomi, incontra nomi di terroristi palestinesi, se vi ricordate Settembre Nero, incontra nomi di trafficanti di droga e li mette insieme, ma non riesce a metterli insieme il tutto perché gli stanno lo stanno, come si dice, boicottando, tant'è che a un certo punto gli danno l'input di indagare sulla vendita di armi all'Argentina per la guerra nelle Falkland, dove c'era di mezzo il Partito Socialista Craxi. E questo lui capì che non capiva perché. Lui capì che non capiva perché. Ed era un inganno. Però lo fece. E venne denunciato, venne querelato da Craxi e dal Partito Socialista e un presidente della, adesso non mi ricordo se corte, la Corte Costituzionale, Corte d'Assisi, non mi ricordo chi, qual è stato, e ha fatto in modo, tramite anche il suo capo di Trento, di cacciarlo fuori e anche di processarlo, di portarlo davanti a una giuria, perché lui stava facendo delle cose sbagliate, aveva toccato un tasto. Quindi quello che tu suggerisci, Walter, e che è scritto nel libro, è stato vittima di un depistaggio. È stato fatto un depistaggio e diciamo che non è l'unico depistaggio veramente importante che la nostra democrazia ha sofferto negli ultimi anni. No, depistaggi ci sono in quasi tutti i misteri italiani, in quasi tutti. C'è questo di Palermo, che ce ne parla il libro, c'è quello più famoso della strage di Paolo Borsellino, dove è stato condannato Scarantino e altri due o tre personaggi, che Scarantino in particolare non era certo colpevole, a parte un banditello da strada, un mezzo drogato, spacciatore, ma non era certo lui il responsabile. Infatti adesso stanno uscendo nei vari processi, perché siamo arrivati al Borsellino Quater, e stanno uscendo già da tempo che era stato costretto a dire certe cose, che poi ha cambiato cammin facendo. Un depistaggio fatto dallo Stato, perché lo Stato non capisse chi era il corrotto dello Stato. C'è un gioco di parole, ma insomma avete capito. C'erano dei magistrati giusti che lavoravano per scoprire la verità, ma poliziotti, diciamo carabinieri, servizi d'ordine che davano indicazioni sbagliate, che costringevano questo pentito a dire determinate cose, era per sviare il lavoro dei magistrati, minacciandolo, anche dandogli delle botte, che Scarantino l'ha accennato, ma non ha voluto approfondire questa cosa, chiaramente per convenienza, perché comunque aveva una famiglia che voleva anche proteggere. Queste sono le deviazioni. Carlo Palermo, non uguale, ma insomma è stato deviato a indagare su altre cose. Tant'è vero che dopo la denuncia, gli hanno tolto l'inchiesta e hanno portato tutta l'inchiesta a Venezia, cioè portare l'inchiesta che lui ha lavorato per anni
e che ha accumulato oltre 150.000 pagine dell'inchiesta e portarla a Venezia da un nuovo magistrato, da nuovi giudici, voleva dire bloccare tutto, perché non c'era un accordo, non c'era che Carlo Palermo passasse la palla a quelli di Venezia spiegando tutto in modo che loro continuassero il suo lavoro. No, non era così, non è così. Perciò loro dovevano ricominciare da capo, ma se loro decidevano, questi magistrati, che quella cosa che faceva Palermo non era giusta, tutta la cosa si smontava, perciò tutta l'inchiesta che lui ha fatto è comunque andata, si è bloccata. E lui a quel punto lì, dopo aver presentato tutte le carte in tempo, prima che gli venissero tolte, lui ha presentato l'inchiesta. E ha chiesto di essere trasferito a Trapani, dove a Trapani le inchieste che lui aveva iniziato lo portano a fare dei collegamenti con quello che stava facendo a Trento, guarda caso, tramite massoneria, tramite logge massoniche segrete e cose molto particolari, molto esoteriche anche in certi casi, e tant'è vero che lì li tendono un agguato per ucciderlo, dove, come ha detto Domenico, non muore lui, ma muore una mamma con due gemellini. Allora, ecco, questo è uno scenario italiano che in qualche modo potremmo dire una piccola copia di un, sebbene sia uno scenario in una scala nazionale, che è una piccola copia di uno scenario molto più vasto che dobbiamo considerare a livello globale, e che è quello che in qualche modo ci vede comunque legati, perché noi siamo una nazione che fa parte della NATO, e diciamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale le potenze vincitrici, in primis Stati Uniti e Russia, si sono un poco divisi le influenze al mondo, ma queste influenze hanno cercato di coltivarle. Ora, dopo una settantina d'anni, si affacciano nuovi problemi. Io vorrei condividere con quanti ci ascoltano un pensiero del giornalista Giulietto Chiesa, il quale afferma che il Pentagono annuncia un'imminente guerra mondiale. Stiamo in qualche modo andando oltre il tema del terrorismo, che è servito al potere americano per in qualche modo mettere delle leggi che potessero controllare di più i cittadini e indirettamente renderli meno liberi, meno forti, meno determinanti sugli indirizzi, sulle scelte geopolitiche internazionali. In questo modo si sono messe le manette ai cittadini americani in primis, ma con il terrorismo si sono messe un po' le manette, si è messa la manetta alla libertà di tutto quel fronte, diciamo, ideologico, quell'intelligenza che ci può essere in Europa, in un'Europa in cui la libertà, il benessere di tutti, non solo degli europei, poteva attingere e prendere grande forza. Ora Giulietto Chiesa parla di una crisi profondissima e del bisogno evidentemente del potere di giungere ad una guerra mondiale, perché i nemici del momento sono la Russia e la Cina, sono i nemici del potere americano, sono i nemici
di quelle che sono le risorse disponibili nel pianeta e che non sono più condivisibili con tutti. Allora io volevo chiedere a Domenico, però non siamo nella situazione della Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale è finita con due bombe atomiche, una a Hiroshima e un'altra a Nagasaki. Adesso abbiamo un mondo pieno di bombe atomiche. Che scenario sta attendendo l'essere umano? E veramente gli americani, secondo te, possono avere l'intenzione di schiacciare l'acceleratore, di sperare che colpendo per primi forse si riesce a vincere una guerra di carattere nucleare? Ma vedi, io penso in una maniera molto chiara. Finora in guerra sono sempre andati gli americani, parti tedesche, la Russia non è mai entrata in guerra, salvo dove l'ha persa, in Afghanistan, che si è ritirata. Ma gli americani le bombe atomiche le hanno buttate solo loro. E poi gli esperimenti fatti sull'oceano, anche i francesi, che hanno spaccato la costa terrestre, tutte queste cose sono cose che ci fanno riflettere. Perché è vero, la Cina anche quest'anno il PIL è andato su alle stelle, vuol dire che ha bisogno di molto materiale, quindi ha bisogno di tutto in pratica per andare avanti con la sua esperienza, con le sue capacità. Anche se facciamo presente, io ho fatto sindacalista, non c'è protezione per i lavoratori, 11 morti oggi con un cavo che si è spezzato, che li ha sversati, perché per dire in Cina muoiono come muoiono sottoterra, muoiono, cioè non c'è la garanzia della sicurezza, non esiste. E allora è chiaro che si arricchiscono. La Russia ha ripreso a arricchirsi, la Russia ha il potere, la Russia ha cominciato a armarsi in maniera differente degli americani. Gli americani sperano, come è stato detto anche di Giulietto Chiesa, che colpendo per primi, non so, di salvarsi. Però il problema è un altro, che ci saranno migliaia di morti, non ci saranno più attacchi da terra con i carri armati, basta un paio di bombe atomiche perché le cose si distruggono il pianeta e noi siamo in mezzo. Non dobbiamo dimenticare che l'Europa, uno sta qua, uno sta là, le barzellette che hanno raccontato in Ucraina che l'aereo è stato fatto cadere dai russi e adesso uno dei servizi segreti dell'Ucraina ha detto che sono stati loro a buttarlo giù. Quindi sono tutte cose che vanno riflettute a fondo e che la gente probabilmente ragionerà quando ormai sarà a migliaia i morti, a miliardi. Questo dobbiamo pensare. Io sono convinto di una cosa, che su questo aspetto quello che è stato detto da Giulietto Chiesa è perfetto, perché nel pianeta manca il materiale in sostanza. Tutti non possono prenderlo e siccome tutti vogliono avere qualcosa per crescere, per migliorarsi, è chiaro che tentano tutti di prenderlo. Gli americani, come hanno fatto i romani una volta, comandavano il mondo, anche i romani, ma non era a quel livello. Loro oggi tentano di dominare tutti, Cina e Russia, che è impossibile, perché per quanto sia un mafioso Putin, per quanto siano personaggi strani in Cina, ma non sono semi. Questo dietro hanno anche loro delle protezioni, magari le stesse americane. Pensiamo, perché dietro ci sono sempre i soldi dei Bilderberg, dei Rockefeller, di tutto, ma non solo per gli americani, anche per i russi, anche per i cinesi. I cinesi hanno comprato il 50% del debito americano, come mai? Riflettiamo su queste cose. Quindi è chiaro che gli americani con la guerra sperano di guadagnare, perché vendono armi a tutti. Però va anche detto che ci è stato detto da Eugenio Siracusa, non so chi lo conosce, non importa, che in pratica dopo 8 minuti del nostro tempo saranno bloccati, però sarà distrutta quanta terra, saranno morti quante persone, cosa ci resta dopo? Cadaveri, cosa ci resta nel mangiare e nel bere, cosa ci resta nel poter vivere, come vanno avanti i bambini? Io mi chiedo questo, a parte noi che ormai abbiamo una certa età, io più di voi, a parte questo,
però non sarà il progresso, sarà il disastro continuo. Non è che domani è la guerra mondiale, però la stanno costruendo. Sì, l'impressione è questa. Io penso che un giornalista delle capacità, ex eurodeputato tra l'altro di Giulietto Chiesa, uno dei migliori giornalisti sul piano internazionale, che finora ha scritto dei libri prefigurando delle situazioni geopolitiche che si sono sempre avverate. Io vorrei chiedere a Walter se questo problema delle risorse, non tanto in assoluto, ma con questo sistema di vita, è veramente il centro, può essere il centro di questa crisi profondissima che può portare ad una terza guerra mondiale. Sì, beh, certo, le risorse sono uno dei motivi maggiori perché un impero come l'americano pensi di iniziare una nuova guerra con chi quelle risorse ce l'ha in casa da migliaia di anni, perché abitano in quel territorio. Facciamo un esempio, la Russia potrebbe chiudere le sue frontiere, non fare entrare nessuno, non uscire in caso di guerra e vivere almeno 200 anni come sta vivendo ora con le risorse che lei ha nel suo territorio, visto che ha 11 fusi orari, mi sembra, perciò è un po' grandina la Russia, e ha carbone, ha petrolio, ha oro, argento, ferro, campi di grano, uranio, ha tutto. La Cina invece non è alla pari e ha bisogno di espandersi per poter mantenere in vita 1.700.000.000 di persone, quali sono loro, e se vanno avanti di questo passo la Cina arriverà a oltre 2 miliardi, certamente. Il PIL della Cina è stato ridimensionato rispetto ad anni fa per una convenienza loro, perché tu non puoi aumentare il tuo prodotto interno lordo, cioè il PIL, del 15% ogni anno, perché devi investire, devi acquistare, e questo comporta dei legami, comporta anche un problema interno. Allora devi regolare la tua crescita in modo tale che sia equa. Adesso il prodotto interno lordo della Cina mi sembra che si aggira comunque sul 7-8%, cose che per gli europei è solo un sogno, fantascienza, non è neanche un sogno, è fantascienza, visto che l'Italia parla dello 0,02%, figurarsi l'8% cos'è per noi. Noi abitiamo in un pianeta, Giulietto Chiesa lo ripete tantissime volte, l'ho sentito decine di volte, in un pianeta con delle risorse finite. E non si può vivere in un pianeta con risorse finite in modo indefinito, è impossibile. Perciò o noi ci fermiamo un attimo e ragioniamo su questo, il che, vista la situazione al giorno d'oggi, è impossibile, nessuno si fermerà, perché tutti vorranno avere il di più, perciò c'è la possibilità, anzi, al giorno d'oggi c'è la certezza che ci sarà una terza guerra mondiale, perché è necessaria per un impero che dal 2001 si è accorto che non è più l'impero, o dormiva prima, o dormiva sugli allori naturalmente. A un certo punto si è reso conto che il suo potere stava per finire. C'erano altri poteri che emergevano, ed era quello cinese e anche quello russo.
che non si erano accorto che l'impero russo ritornava ad avere una voce in capitolo a livello mondiale. E infatti cosa fanno? Buttano giù le torri gemelle per cominciare una guerra. Una guerra con prima Iraq, poi Afghanistan, e poi la Siria e poi la Libia. E cioè hanno devastato il Medio Oriente e parte dell'Asia. Per cosa? Questi non erano colpevoli di niente, a parte che ci sono dei terroristi che girano quei luoghi, terroristi che si sono tutti allenati a essere terroristi in America, istruiti dagli americani. Perciò erano quel popolo di terroristi, erano delle comparse americane, con la faccia degli arabi certamente, ma erano istruiti dagli americani per convenienza, dalla CIA e dal Pentagono, che sapevano tutto e hanno fatto questo, hanno ucciso i loro cittadini per fare questo, per avvicinarsi sempre di più alla Cina, perché la Cina per l'impero americano è la spina nel fianco, perché come ha detto Domenico detiene una buona parte del debito pubblico, anche se in parte sta eliminando i 3 trilioni di dollari che aveva nelle casse comprando mezza Africa, comprando qualsiasi cosa si compri anche a un prezzo più alto di mercato, pur di eliminare il dollaro che per loro, cioè che loro hanno capito che è carta straccia. Allora, certamente gli scenari di guerra sono quelli che voi avete nominato, uno a cui possiamo tranquillamente aggiungere una gravissima crisi umanitaria e di guerra in Yemen, nello Yemen, in Sudan e poi situazioni di gravissima tensione un poco in moltissime parti del mondo, e tensioni che sono anche di carattere quasi religioso. Abbiamo visto nello Sri Lanka la risposta che è stata data agli attentati terroristici contro la moschea in Nuova Zelanda di qualche mese fa. Quindi diciamo che c'è uno stress, una profondissima tensione umana. E in qualche modo io, Domenico, ti volevo chiedere, noi nelle nostre conferenze non sono mancati i temi di spiritualità. La situazione generale che abbiamo presentato, un poco di cui abbiamo parlato fino adesso, certamente ci fa capire che l'idea, la convinzione, la capacità di capire che noi esseri umani siamo essenzialmente degli esseri spirituali che hanno un corpo, questa idea è stata addormentata dal grande materialismo a cui siamo sottoposti. Abbiamo perso il concetto di essere fratelli, sicuramente. Il concetto di essere fratelli e di vivere in un ambiente unico dovrebbe aiutarci proprio a stare lontano dalle guerre, ma dovrebbe aiutarci a stare lontano anche da un altro problema, quello dell'emigrazione, di come viviamo la presenza da noi di persone che vivono situazioni di guerra oppure situazioni di fame. Rispetto a questo atteggiamento di durezza nei riguardi di chi cerca un po' di libertà o cerca una possibilità di vita degna in altri luoghi, cosa pensi che dovremmo fare, almeno intanto noi come nazione italiana qui al centro del Mediterraneo? Mariano, su questo vorrei dirti una cosa.
Mi sono dimenticato di dire prima che la guerra mondiale è stata annunciata a Fatima. Non dobbiamo mai dimenticarci che il segreto di Fatima parla di questo. E quello che hanno annunciato si è tutto avverato finora. Magari non si è avverato. Su questo problema dell'immigrazione c'è stato comunque un accenno dell'invasione dei poveri, ma non solo dall'Africa. È qua che dobbiamo cominciare a riflettere. Allora, sotto questo aspetto, noi non è che abbiamo aiutato i poveri, gli abbiamo rubato tutto, Aviano, tutto. Quello che diceva Walter prima, oro, petrolio, uranio, tutto, tutto. Siamo andati là, li abbiamo portati via e come li abbiamo pagati? Dando i soldi a chi comandava, che purtroppo era governato non un popolo democratico. E quindi loro cosa si sono trovati? La fame. La fame. E noi anche italiani, andavamo a fare le autostrade, le strade dell'asfalto in Libia, che andavano via coi cammelli. Ma perché non abbiamo, se noi ragionavamo di fare i pozzi, i pozzi dell'acqua naturalmente, di bagnare i campi, di farli coltivare i campi e tutto, come fa Israele, dobbiamo ricordarci che Israele non ha acqua, però la pesca con pozzi, se investivamo in quel campo, anche l'Africa stava bene. Invece noi abbiamo continuato a derubarli. No. Poi loro vengono qua, non da noi solo, che facciamo vedere le TV, siamo pieni di soldi, siamo ricchi, siamo grandi fratello, no? Quelle cazzate che stanno a vedere le TV, e questi cosa dicono? Beh, per mangiare andiamo là, visto che qua non abbiamo più niente, morire sulla barca che andiamo e morire qua per noi non cambia niente. Poi troviamo naturalmente un ministro che non li fa più sbarcare, che li ributta a mare, perché prima diceva buttiamoli a mare, non dobbiamo dimenticare quello che diceva prima. E adesso sì, hanno pagato la Libia per tenere là in carcere questa gente, non dobbiamo mai dimenticare queste cose. La Francia che non li vuole avere, che li riporta alla frontiera, e li porta in Italia, perché non siamo intervenuti a bloccare proprio i poliziotti e bloccarli qua? Perché li hai portati? Non l'abbiamo fatto, perché loro, alcuni personaggi della politici, no, dell'Africa dicono lasciateci liberi, non venite a portarci via le risorse e vedrete che noi non verremo in Europa. Ma così saremo invasi. E questi qua morti qua, non gliene frega niente. E dopo, perché un ministro blocca tutto, tutti lo votano. Ma guardate cosa dice prima. Si presenta con un mitra in mano su una manifestazione. Ma che ministro è quello lì? Va a Corleone sul giorno della libertà a far cosa? Che non hanno mai combattuto la mafia. Ringrazia perché prendono uno. Ma quanti sono fuori e protetti? Matteo Messina Denaro non è mica fuori per caso, come era Reina, come erano gli altri. Erano protetti dallo Stato. E quindi sotto questo aspetto, quando uno va a Corleone a dire bisogna lottare per l'unità di tutti, ma è chiaro, unità di tutti, chi ci sta? Non puoi parlarmi di comunisti. Dove sono i comunisti in Italia? Dove sono? Stanno crescendo i fascisti, noi comunisti. Dobbiamo ricordarci anche di queste cose qua. I tabelloni di Milano, i cori contro... lasciamo perdere, no? Perché mi fa arrabbiare queste cose qua. Allora, su questo aspetto, le persone, tutte le persone che lavorano, dovrebbero comprendere una cosa, che qui in Italia abbiamo bisogno di lavoro, abbiamo bisogno di rilanciare il lavoro. L'accordo con i statali va bene, non è che a me preoccupa quello che è andato ai statali, dovevano darlo prima perché il contratto l'hanno ritardato di anni. Ma come si lavora nei statali? Perché quando beccano che timbrano il cartellino sono ancora là? Io li mando via, perché nel privato ti prendevano a calci in culo e andavi fuori. La stessa roba, è lì che bisogna combattere la disonestà. I giudici che naturalmente salvavano i processi, quella Carnevale l'hanno rimesso a 83 anni, chi? Berlusconi, che ha il partito fondato dalla mafia, perché Dell'Utri è in galera che ha fondato il partito, adesso l'hanno mandato ai domiciliari. Allora, sotto questo aspetto, diceva che aveva un stagliere e era un capo mafia. E lo sapevano che era dentro il capomafia. Ci sono tutte cose. Erano gente che governava l'Italia e le persone lo votavano.
tanti lo votavano, dovrebbero mettersi la mano, strapparsi i capelli e dire: ma guarda cosa abbiamo fatto. Purtroppo non è migliorato molto oggi. Allora, sì, Domenico ha sempre la capacità di spaziare moltissimo, ma comunque abbiamo capito che sul problema emigrazione, specialmente un popolo come l'Italia che ne ha provato tantissimo, adesso possiamo dire un popolo di migranti come siamo stati noi per moltissimi anni nei momenti di bisogno, dovremmo capire, siamo 60 milioni quasi nel mondo fuori dall'Italia, e dovremmo capire che un migrante può essere anche una risorsa per il paese dove va, e certamente non può mancare una prima accoglienza. E dopo io sono veramente d'accordo con Domenico sul fatto che gli africani stanno cominciando a capire che non c'è bisogno che andiamo ad aiutarli a casa loro, ma c'è bisogno che noi li lasciamo liberi a casa loro di gestire le loro risorse, risorse che dopo ci possono vendere ad un prezzo equo e non ad un prezzo diciamo deciso da quei militari che vengono messi al potere dalle nostre multinazionali. Con Walter vorrei affrontare un ultimo discorso, adesso non abbiamo molto tempo, ma c'è questo, è nato sotto la spinta di una ragazzina svedese, il Friday for Future, il venerdì per il futuro, questi giovani che si sentono sottratti il futuro, si sentono probabilmente sottratti le risorse del pianeta e delle risorse buone, anche sane, del pianeta. Quanto può valere e quanto secondo te è buona questa azione, la dobbiamo considerare buona questa azione di questa ragazzina che per altri aspetti è anche molto contestata. A te, Walter. Greta Thunberg, la ragazzina si chiama, mi sembra, no? Thunberg. Sì, il movimento di Greta sicuramente è positivo. Positivo che ci sia, perché è una protesta contro i governi per non aver fatto nulla in questi anni in riguardo all'inquinamento, al clima, al cambiamento del clima, eccetera eccetera. In sostanza questa giovane contesta i governi di non aver dato la possibilità ai giovani di avere un mondo pulito per poter vivere, perché avanti di questo passo non ci sarà molto futuro, anzi non c'è proprio il futuro. Io spero che si uniscano tutti i giovani, perché il cambiamento può venire dai giovani e basta. È difficile che persone di una certa età comincino a protestare ora se non l'hanno mai fatto prima. Ci sono persone che protesteranno sempre, come ha fatto Domenico nella sua carriera di sindacalista, nella sua indole di contestatore ai governi che non facevano le cose giuste, ma la massa non muoverà un dito, altrimenti poteva farlo prima che succedesse la catastrofe. Allora questi giovani hanno il diritto di ribellarsi a questo e dovrebbero unirsi tutto il mondo per ribellarsi ai governi che non fanno nulla. Certamente questa ragazza viene un po' manipolata dall'informazione, non che manipolano lei, ma manipolano quello che lei vuole dire, perché l'informazione dice sempre quello che gli pare al potere, quello che gli interessa al potere. Infatti hanno parlato tanto l'informazione di Greta
forse per non parlare, in Europa intendo, forse non parlare dei gilet gialli che erano in guerra con il governo francese. E qui in Italia, classico della nostra informazione, l'hanno ridicolizzata questa ragazza, l'hanno offesa anche, come certi giornali hanno scritto, cambiando il suo nome. E, però i giovani di queste cose non gliene frega niente. Loro viaggiano per un'altra frequenza, loro hanno altre frequenze rispetto a queste stupidaggini. E io credo che questi giovani, Greta e altri, come anche i nostri ragazzi che noi appoggiamo, gli Our Voice, è un gruppo internazionale, teatrale, che lavora, sì, che quello che fanno lo fanno contro tutte le ingiustizie di questo mondo e appoggiano Greta come altri, questi giovani dobbiamo dargli una mano perché loro emergano e si creino loro il futuro, perché noi non siamo stati capaci di dargli un futuro ai giovani, e allora loro che se lo prendano il futuro. Con tutti i mezzi che hanno, con tutte le possibilità che possono avere. Il nostro compito qual è? Dargli una mano, appoggiarli in quello che noi siamo in grado di fare con la nostra esperienza e la nostra età. E su questo tema qui ti chiedo anche una veloce riflessione anche a te, Domenico. Cioè, io ho sentito i commenti contro Greta, gli è andato di tutto, la cretina, gli è andato tutto. I giornali di Berlusconi, io faccio i nomi, non me ne frega niente. Libero ha fatto proprio queste parole, chiare e tonde contro la Greta. Però a parte questo, che non me ne frega niente di quei giornali, perché io dico una cosa. Siamo in una situazione che una ragazzina va a parlare davanti a tutti, liberamente, senza un foglio, non come i politici che lo leggono. Parla liberamente, quello che sente dentro. Non sarà una cima, ma la manipolazione dov'è? Non li fanno dire quello che vogliono loro, perché la manipolazione qualcuno accusava per farli incontrare con il Papa, con l'ONU, ma anche noi quando facevamo conferenze, se non avevamo qualcuno che ci dava una mano, non riuscivamo ad avere una sala, ragioniamo su queste cose. Poi dicono che l'inquinamento viene dal sole, che diamo i numeri, ma Fukushima, Chernobyl, i pesticidi sulla terra, che non possiamo più bere acqua, è tutta inquinata. Cioè, i mangiare che ci propongono dei prodotti che fanno schifo, mentre una volta tu mangiavi un pollo, lo dovevi tirare via dall'osso la carne, adesso si sfila. Ma cioè, prova a fare questi ragionamenti, queste riflessioni, che quando ti dicono queste cose qua, i grandi intellettuali, no? Sono intellettuali che dicono il sole ha portato all'inquinamento, ma la situazione, chi ha tirato via la stratosfera, ha lavorato con cosa? Con lo CO2, con cosa? Le macchine non inquinano, il fumo non inquina, le centrali nucleari non inquinano. E io dico, allora sotto questo aspetto riflettiamo bene prima di accusare una ragazzina che secondo me fa una bella missione, e su questa missione, come gli Our Voice, che danno una mano in pratica, perché danno una continuità non solo sull'ambiente ma anche sulla malvagità del pianeta. È questo che noi dobbiamo aiutare, questi ragazzi che diffondono il loro pensiero nelle scuole e che facciano crescere quelli delle scuole, perché ormai noi abbiamo fatto un passato, diamogli una mano. Grazie Domenico, grazie Walter. Io faccio un'ultimissima riflessione, perché siamo proprio in scadenza del tempo a noi concesso. È vero che il sole ha delle radiazioni cicliche molto forti e quindi noi possiamo essere sottoposti a queste radiazioni, ma certamente se le fasce di Van Allen fossero in salute, le radiazioni avrebbero molto meno peso. Così lo stesso se l'ozonosfera fosse in perfetta salute, ci sarebbero molti meno problemi per l'umanità. Vi do un esempio: se voi volete affrontare un pugile, in questo caso il pugile è il sole, e voi non vi allenate, non prendete lezioni di pugilato,
e siete quindi deboli, è quello che stiamo facendo noi. Noi stiamo indebolendo la stratosfera proprio con le emissioni di CO2, con l'inquinamento, con la radioattività, eccetera, eccetera. Quindi cerchiamo di guardare questi problemi a 360 gradi. Allora io ringrazio gli ascoltatori che sono stati con noi e ripasso la linea a Massimo Bonella. A te Massimo e un buonasera a tutti. Bene, prendiamo la linea da Venezia a Pineta Oggi TV per un aggiornamento delle notizie. Vi parlavamo in testa alla trasmissione che ci sono 4.000 minatori bloccati in Sudafrica. Vediamo di potervi dare un aggiornamento appena possibile. Nel frattempo io prendo un po' di tempo per darvi anche lettura di un comunicato stampa molto importante che riguarda l'AUSER, che è un'organizzazione di volontariato di fusione nazionale. Noi in modo particolare vedremo questa novità che emerge dal nord-est d'Italia, più precisamente da Fossalta di Piave, dove l'AUSER organizza un incontro teatrale molto importante, perché va a aiutare praticamente coloro che soffrono di autismo. Ma adesso veniamo al comunicato stampa. Scusate un attimo, perché sto nel frattempo seguendo che ci sono delle novità su questi minatori bloccati, notizia che è per noi adesso in primissimo piano. Vabbè, allora ci torniamo dopo. Veniamo al comunicato stampa dell'AUSER, questa organizzazione di volontariato. Ci spostiamo quindi nella sede di Fossalta di Piave. Domenica 12 maggio 2019 alle ore 15 presso l'Auditorium Leonardo da Vinci in Piazza Indipendente a San Donà di Piave si terrà lo spettacolo comico della compagnia teatrale Riso fa buon sangue. Lo spettacolo è organizzato dall'associazione di volontariato AUSER di Fossalta di Piave, siamo in provincia di Venezia, in partenariato con AUSER APS Fossalta di Piave e AUSER ODV San Donà di Piave, dal coordinamento dell'associazione di volontariato della città metropolitana di Venezia, CSV Venezia, con il patrocinio del comune di San Donà di Piave. L'AUSER, realtà radicata a livello nazionale e locale, è da sempre promotrice della valorizzazione delle persone e delle loro differenze in virtù dei principi di equità sociale, rispetto e tutela dei diritti. CAV CSV di Venezia da oltre 20 anni, assieme alle associazioni di volontariato nella realizzazione dei loro progetti, condividendone le finalità e promuovendone la diffusione a livello territoriale. Dalla sensibilità comune di AUSER Fossalta di Piave e CAV CSV di Venezia, che è nata l'idea di realizzare uno spettacolo per la raccolta fondi a sostegno di progetti rivolti ai bambini autistici del territorio e alle loro famiglie. Il disturbo dello spettro dell'autismo è un disturbo con esordio in età evolutiva. Rappresenta una condizione che colpisce circa l'1% della popolazione, con stime simili in campioni di bambini e adulti. Ad oggi le diagnosi precoci di autismo sono in aumento grazie ad una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione sul disturbo da parte di medici e famiglie. I servizi pubblici non sempre riescono a rispondere adeguatamente alla richiesta di prestazioni sanitarie di cui necessitano soprattutto i bambini ed anche una fascia della popolazione adulta, costringendo spesso le famiglie a ricorrere a specialisti privati con aggravio economico non indifferente. Per coloro che non hanno strumenti sufficienti di sostegno economico, convivere con l'autismo rischia di avere un doloroso impatto all'interno della quotidianità delle stesse famiglie, soprattutto in previsione dell'assenza di prospettive adeguate di vita. Lo scopo di AUSER Fossalta di Piave e CAV CSV di Venezia è quello di dare
supporto concreto a tutte quelle famiglie che convivono quotidianamente con i bambini affetti da autismo e che non sempre dispongono di una rete di servizi accessibili. Un momento di comicità e leggerezza che vedrà tra i protagonisti alcuni degli stessi bambini affetti da autismo, che trasmetterà un messaggio positivo e di solidarietà. Quindi ricordate, domenica 12 maggio 2019 dalle ore 15 presso l'Auditorium Leonardo da Vinci in Piazza Indipendenza a San Donato di Piave si terrà lo spettacolo comico della compagnia teatrale Riso fa buon sangue, organizzato dall'Auswehr Volontariato di Fossalta di Piave. Ed ora veniamo alla notizia in primissimo piano che ci è arrivata poco fa con questi 4.000 minatori bloccati. Dunque sono di fatto bloccati sottoterra nella miniera di platino a Rustenburg in Sudafrica. La compagnia ha riferito che i lavoratori potrebbero non essere in grado di usare il pozzo di uscita danneggiato dalla caduta di un carico. Sembra che sia un carico di rotaie di binari. E dunque dovrebbero seguire un altro percorso che si trova a circa 4 km di distanza. I minatori sono stati riforniti comunque di acqua e viveri e hanno aria a sufficienza. I tecnici sono impegnati in una accurata ispezione del pozzo per liberare i binari e verificare i danni. Quindi qui anche vedo si parla di binari, quindi c'è questo pozzo interessato da questo carico di rotaie che crollato, che, insomma, che è precipitato e quindi c'è questa difficoltà. Comunque ripetiamo, è stato detto, vedo qui dalla notizia, che questi minatori sono stati comunque riforniti di acqua e viveri e quindi dice anche poi la notizia che hanno aria a sufficienza, quindi ci sono delle condizioni, insomma, che fanno ben sperare, delle condizioni positive, speriamo bene. Sono le 20.08, dalla redazione di Pineta Oggi TV con le ultime notizie è tutto. Vi segnalo solamente che mi stavo dimenticando sulla nostra home page, i tre settimanali di Pineta Oggi Reporter, i tre numeri i più importanti, dopo il TG satirico di Gianfranco Guarnieri, in ricordo al regista di ATR La 9, Antonio Pescarolo, abbiamo un Pianeta Oggi Reporter dedicato ad un'intervista con l'artista Tiziano Cossettini, in occasione di un spettacolo teatrale che si è tenuto vicino a Gemona in beneficenza per l'associazione funiminternational.org, che è una onlus, che ricordo è un'associazione che aiuta i bambini di strada, in modo particolare i bambini di strada del Sud America, i bambini delle Ande che praticamente non hanno nemmeno un'acqua pulita, di fatto bisogna fare, pensate, dei pozzi, costruire dei pozzi molto profondi e quindi c'è tutta una difficoltà per mandare in quota, perché siamo a quote molto alte, tutti i vari macchinari per poi eseguire questi lavori di scavo per trovare l'acqua buona. Allora voi vi domanderete, ma come mai ci sono questi problemi di acqua, l'acqua spesso è inquinata, bisogna andare in maniera molto profonda, perché purtroppo qualcuno l'acqua è arrivato a inquinarla anche lì e qui sono le multinazionali, e questo comunque sarà oggetto di approfondimento in un'altra occasione. Andiamo avanti, andiamo a vedere l'altro numero di Pineta Oggi Report dal titolo Soldi, inganni e truffe, intervista al noto personaggio televisivo dottor Elio De Grandi, in arte Mago Alexander, raggiunto in occasione di un convegno realizzato a Favaro Veneto, siamo in provincia di Venezia. Poi ancora Pineta Oggi Report dalla Laguna Veneta, incontro con il biologo Pino Sartori, presidente dell'associazione La Salsola, in occasione della pulizia dell'isola di Campalto. Un gruppo di persone praticamente hanno iniziato a pulire la laguna, in modo particolare hanno focalizzato l'attenzione su questa isoletta che si trova a largo, diciamo, diciamo così per capirci, della punta di Campalto, diciamo zona, quasi zona aeroporto Marco Polo di Venezia. E poi c'è un altro numero sempre molto interessante
del nostro settimanale, Pineta Oggi Reporter, sempre se il computer non mi fa cilecche strane o il sito, non so cosa sia successo qui. Vediamo di riaggiornare la pagina. E qui ci sono dei bei problemi. Vabbè, lasciamo stare. Allora, ve lo dico io un attimo a voce, faccio una stretta sintesi. Praticamente si parla di storia della Repubblica della Serenissima. C'è un incontro con Edoardo Rubini, esperto di storia e legislazione veneta. Poi alla fine ascolteremo anche una breve dichiarazione del professor Michele Boato, del presidente dell'Equistituto Veneto di Mestre. Tutto questo in collaborazione con il circuito RTV interregionale, quindi anche includendo l'emittente Radio Saius TV 20 e 12. Vediamo se abbiamo qualche aggiornamento sui minatori bloccati. No, non c'è nulla, direi di chiudere qui. Sono le 20 e 12, ricordo che le notizie da Pineta Oggi TV e altresì il settimanale Pineta Oggi 20 nel mondo di conduzione Albiano Appi tornerà la prossima settimana sempre agli stessi orari. Per chi ci segue dalla Toscana ricordo che adesso è in onda il nostro settimanale Pineta Oggi Reporter sulle frequenze di Telidea, vale a dire il 190 dal Monte Serra regionale e le altre frequenze, quelle di sempre, locali per la Bassa Toscana e parte dell'Umbria. È tutto, grazie per averci seguito e buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo su Radio Science.